Amiche ed amici da Cerra, benvenuti! Fatemi sentire tutto il vostro calore, il vostro entusiasmo, la vostra partecipazione. Un grande applauso ancora, voglio sentire ancora il vostro applauso. Siete tantissimi, migliaia di persone hanno raggiunto questo luogo meraviglioso, questo castello che stasera diventa il teatro di una rievocazione storica davvero straordinaria. 500, ripeto, 500 figuranti, armi, fuochi, musica e soprattutto la narrazione di una vicenda storica che affonda le sue radici nell'eredità secolare di Acerra. Saremo in tanti a raccontarvi anche attraverso Canale 21 questo evento magnifico organizzato dall'amministrazione comunale acerrana, ma soprattutto inquadriamo tutta questa vicenda nel periodo storico di riferimento. Controllate i vostri orologi, certo il vostro orologio segna 25 giugno ore 20:31, 20:32, ma in realtà siamo nel 1421, professore. Sì, esatto, ci troviamo praticamente nel pieno inverno del 1421 in pratica nel pieno della prima fase della guerra tra Angioini e Aragonesi, che intendono contendersi il trono del regno di Napoli. E l'episodio che andremo a rivivere appartiene proprio a questo contesto storico. Gli aragonesi, riconoscibili dalla casacca giallorossa, così per rimanere in metafora calcistica, gli angioini invece con le loro insegne gialle e blu, e naturalmente Forza Napoli sempre, che non guasta mai, perché è del tutto, ma anche Forza Acerra, ovviamente Forza Acerra. E allora diamo inizio con il fuoco, perché il fuoco sarà uno degli elementi di forza di questa meravigliosa serata che vivremo insieme. Il fuoco, con tutta la sua energia e con tutta la sapiente manipolazione dello giullar giocoso e della sua fantastica compagna di viaggio e di fuoco. Attenti a non scottarvi, a voi la linea. Vai. Thank you.
come la faccio mangia passola dell'amo? Ma ci passa mola della? No, a cagli, a dolore. Vabbè, si sente anche un giro. Dimmi. Chi sono da microfono? Un grosso applauso davvero per questa esibizione che ha davvero scaldato già l'atmosfera, ragazzi, davvero da brivido. Io sono in compagnia della baronessa o contessa di Acerra. Contessa di Acerra. Contessa di Acerra. Contenta? I sudditi si comportano bene? Certo. Lei invece è la dama di compagnia? Sì, sono la dama di compagnia della contessa. Ma quali sono i pregi e i difetti di questa contessa? Ah, i pregi... che è molto espansiva. Sì. Difetti un po' vendicativa? Sì, diciamo di sì. Non fa passare la mosca al naso. Lei invece chi è? L'ambasciatore della corte. Ambasciatore, perché dovete sapere che la manifestazione comincerà proprio con un tentativo di mediazione. Cioè prima di arrivare allo scontro armato si cercherà di accomodarsi. Vedremo come andrà a finire. Intanto è pronto Antonio Salamandra che accompagnerà con me il racconto di questa serata e ha, credo, un'incursione gastronomica da riferirci al 1421. A te la linea, è il caso di dirlo Antonio. Sì, grazie, intanto buonasera anche dalla curva B, tu dicevi Forza Napoli di Acerra, si fanno sentire, c'è addirittura chi arriva dalla Germania, è così? Germania, sì, sì. Per vedere questo bellissimo spettacolo. Sì. Dalla Germania, a piedi siete venuti? A piedi. No, no. A piedi dalla Germania, no. Con l'aereo. Con l'aereo per vedere l'assalto al castello. Sì. E questa è una manifestazione che ritorna dopo il Covid e quindi per la prima volta, che vi aspettate di... Cose esagerate. Cose belle, belle, sono molto belle. Ma pure i giovani, quindi è una manifestazione che metti insieme tutti, piace a tutti, a grandi e a piccini. Sì, sì, davvero, è molto bella. 3.000 persone qui in piazza al momento. Beppe, vi diamo questo dato, una piazza Castello super piena, parlavi di incursione gastronomica, perché 1421 al 2023 vogliamo anche farvi scoprire quelle che sono le pietanze dell'epoca e allora io chiamo, accanto a me venite, Antonio Attilio, dico bene, della Locanda Chateau, che è il segno di tante locande che oggi ad Acerra, per questo spettacolo, la rievocazione storica dell'assalto a Castello, hanno preparato una pietanza del 400, il 1400. Allora, tu caro Antonio, che hai tra le mani? Allora, io tra le mani ho una salsiccia di maialino con crema di zucca, perché all'epoca le spezie costavano tanto, gli ortaggi e le verdure più osate erano proprio la zucca e le zucchine, e si consumava la carne di suino, che era quella là del popolo. E l'uovo fritto. E l'uovo fritto sì, che era il classico, che dato l'allevamento di pollame, l'uovo fritto era il classico cibo dei poveri. E tu invece... Antonio, scusa, ti fermo un attimo, che lo storico... mi conferma che erano pietanze effettivamente consumate nelle corti dell'epoca. Sì, 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 praticamente sono quelle che all'epoca era possibile trovare nelle campagne circostanti e quindi anche le corti potevano usufruire di quel tipo di pietanze. Eccellente, prova superata anche dal punto di vista storico. Vediamo l'altro candidato, Antonio. L'altro candidato ci prepara una pietanza che somiglia anche a quella di oggi. Allora, qual è la tua pietanza? A me invece all'epoca, siccome si usava sempre le zuppe, noi abbiamo fatto una carne di bovino con cipolle, oggi detta genovese, accompagnata dal pane ai 5 cereali, che all'epoca era il piatto dei nobili. Peppe, tu che cosa assaggeresti delle due cose? La carne con la genovese o l'uovo fritto con il salame sostanzialmente? Io farei pasto completo, perché poi se uno deve andare in battaglia è utile, come dire, che sia pronto. Grazie Antonio per questo contributo, grazie agli amici dello Chateau e a tutti i ristoratori della zona che hanno offerto e hanno preparato dei menù davvero molto interessanti e molto molto gustosi. Abbiamo, ripeto, qualche minuto ancora per dare inizio alla prima parte dell'evento e della rievocazione. Dicevamo allora, professore Pezzullo, che siamo nel 1421, Angioini ed Aragonesi si contendono la corona di Napoli, la successione alla corona di Napoli. Perché Acerra diventa il luogo dello scontro? Perché Acerra diventa così importante in questa competizione?
Acerra in questo momento è una piazza forte che si è schierata con gli Angioini e si trova sul principale asse viario che collega Napoli con le Puglie attraverso la via che parte da Benevento. Quindi chi controlla questa piazza forte in pratica è in grado di controllare qualsiasi forma di aiuto che possa arrivare via terra verso Napoli. E pertanto chi controlla Acerra è in grado di affamare Napoli. Ah, avete intuito, sono gli Angioini che detengono il castello. Riconoscete anche le insegne blu con il giglio giallo. Questo è importante perché poi nel corso dell'azione scenica succederà qualcosa che vi farà capire che la situazione sarà cambiata. Ci ha raggiunti anche l'ex sindaco, oggi presidente del consiglio comunale di Acerra, Lettieri. Grazie, è un piacere averla con noi, lo salutiamo con un applauso, anche perché ricordo che la prima edizione è stata celebrata proprio mentre lei ancora deteneva la carica di primo cittadino, una manifestazione che torna dopo il Covid, presidente, che torna ancora più bella, ancora più ricca e che dice quanto Acerra sia diventata oggi attrattiva come lo era importante storicamente tanti secoli or sono. Assolutamente, intanto saluto tutti gli acerrani, i telespettatori che ci guardano, perché la diretta di Canale 21 è importante, perché ha dato risalto a questa manifestazione dell'assedio alla città di Acerra, come diceva lo storico prima, e sta avvicinando molto gli acerrani alla nostra storia. Si stanno appassionando, stanno conoscendo la cultura della nostra città, quindi conoscere la cultura della propria città è importante. Il castello è diventato il centro dell'agorà della città. All'interno del castello tutti quanti sappiamo che c'è il museo della città contadina, c'è il museo archeologico, c'è il museo virtuale, c'è il museo di Pulcinella, insomma il centro, diciamo, culturale della nostra città, che si arricchisce totalmente, e le strade della nostra città in questi giorni sono diventate qualcosa di fantastico. In questi anni, dall'inizio ad oggi, è cambiato che anche i commercianti, anche le associazioni stanno partecipando a questa manifestazione, ed è importante. È importante anche ringraziare tutte le forze dell'ordine che stanno, si stanno preoccupando dell'ordine pubblico, il mondo delle associazioni che sta lavorando insieme a noi, i commercianti che stanno partecipando, i dipendenti comunali che stanno lavorando, la protezione civile, insomma una collaborazione generale da parte di tutti affinché questa manifestazione riesca. Grazie, grazie davvero Presidente. Diceva bene, una due giorni sostanzialmente, perché già da ieri pomeriggio sono cominciati i cortei storici e le iniziative, e di qui a qualche momento avremo modo di apprezzare la rievocazione storica, curata molto nei dettagli. Io vi invito a soffermarvi anche sulla cura delle armature, sulla cura delle armi, è tutto esattamente ispirato a quello che all'epoca indossavano ed utilizzavano coloro che erano in campo. Mi piace anche ricordare che il costume che indosso, io ero un po' più cicciottello qualche tempo fa, quindi essendo dimagrito c'è stato sollievo da parte della scuola, perché hanno dovuto usare meno stoffa, diciamo, per confezionarmi l'abito, e l'abito di un locandiere, cioè credo sia adatto, perché le locande all'epoca erano il luogo della trasmissione del sapere. Tu arrivavi nella locanda, ti ristoravi e il locandiere ti informava di tutti i fatti mentre ti preparava magari la cena o un giaciglio per la notte. I costumi sono frutto della collaborazione con l'Istituto Munari, un istituto tecnico di grande qualità e di grande livello che prepara i giovani ai mestieri della moda, dell'arte, della creatività, e questi ragazzi e queste ragazze meravigliosi hanno realizzato gran parte degli abiti che vedrete indossati da alcuni dei protagonisti, e direi che meritano sicuramente un grande applauso. Questo applauso è per i ragazzi del Munari. E allora dovremmo esserci, io dico, Giullare, sei pronto? Giullare, tu sei pronto per dare inizio al racconto e alla narrazione? E allora, signore e signori, ci siamo, e a introdurci nel momento della trattativa, ripeto, perché si comincia con una trattativa, cioè si cerca di scongiurare il ricorso alle armi, che avviene proprio davanti al castello. E allora io adesso do la linea a... No, mi fa segno Amelia. Sì, mio
signore, io vi saluto con i dovuti riguardi, ma mi stanno dicendo che principieremo un po' più tardi. Principieremo un po' più tardi? In questo contesto, adesso ad iniziare sarebbe presto. Bene, bene, tosto tosto apprettiamoci al nostro posto. Tosto tosto posto, la rima baciata è venuta così, insomma, per... mi risponde in rima. Allora, vi dicevo, continuiamo allora a chiarire qualche aspetto. Oh, in questo scontro che dura diversi mesi scendono in campo anche professore Pezzullo, e intanto possiamo vedere anche un po' di immagini del corteo storico, magari delle fasi che hanno preceduto anche nel campo allestito nei pressi del castello la manifestazione. Dicevo, in questo scontro scendono in campo anche alcuni dei capitani di Ventura e dei militari a pagamento, a contratto, più importanti dell'epoca. Chi sono? Sì, innanzitutto il campo aragonese vede a comando delle truppe Braccio da Montone, che è uno dei principali condottieri di Ventura della fine del 400 italiano. Professore, devi urlare un po' di più, così ti sentiamo meglio. Vai, vai, professore. Quindi dicevo, nel campo aragonese milita Braccio da Montone, che è uno dei principali condottieri di Ventura della fine del 400. Mentre invece dalla parte angioina abbiamo Muzzatendolo Sforza, che è un grande rivale di Braccio da Montone e che si è messo al servizio degli angioini di Luigi III d'Angiò. Va detto, Braccio da Montone e Muzzatendolo Sforza sono due capiscuola militari, cioè entrambi rappresentano due modi differenti di fare la guerra mercenaria verso la metà e la fine del 400. Questi due condottieri portano con sé altri grandi capitani di Ventura che diventeranno famosi nel corso del 400. Milita sotto la condotta di Braccio da Montone, ad esempio, Niccolò Piccinino, che diventerà il comandante generale delle forze del Duca di Milano successivamente, mentre invece da parte angioina sotto Sforza milita Micheletto Attendolo, suo parente, e che diventerà invece capitano delle milizie fiorentine. Famosa la battaglia di San Romano, dove lui parteciperà come comandante delle truppe. Beh, quindi avete capito anche l'importanza storica. Antonio Salamandra credo sia pronto per un altro giro rapido in piazza, perché vedo che anche il leggio è stato posizionato al centro della scena e stiamo davvero per cominciare questa nostra rievocazione storica. A te ancora la linea, Antonio, per un altro contributo. Sì, Peppe, con il termometro dell'entusiasmo. C'è entusiasmo stasera qua? Non lo sento, non lo so. Allora, lei ha un però... Sì, adesso la spostiamo, ma... con i bambini siete venuti per vivere questa serata magica qui ad Acerra? Sì, per una curiosità pure loro. Per far vedere soprattutto ai bambini, perché trasmettere i valori è importantissimo. Sì, è importantissimo. Da dove venite? Da Acerra. Voi siete da Acerra, felici che ritorna questo spettacolo ovviamente dopo il Covid. Bellissimo, bellissimo. E allora facciamo una cosa, diciamo viva Acerra al mio tre, no? Uno, due, tre. Viva Acerra! Ecco Peppe, a te. Grazie, grazie. Abbiamo anche dei paggetti, adesso che la telecamera... Ragazzi, venite, venite. Questi sono i paggi della corte immagino angioina o aragonese. Voi che siete, angioini o aragonesi? Siamo angioini. Siete angioini, quindi siete coloro che attualmente detengono il castello. Siete pronti a difenderlo a costo della vita? Sì, certamente. Convinti? Lui lo vedo cattivo proprio, lui c'ha proprio una faccia cattiva. Sei pronta? Fai vedere la spada, ce l'hai la spada? Tira fuori la spada. Ovviamente sono bambini, questo è un giocattolo, gli altri invece... Falla vedere. Antonio, sei pronto a combattere? Sì. Antonio, non so, lo vedo cattivo ma non convintissimo del tutto della pugna. Tu come ti chiami? Io Alessio mi chiamo. Alessio, che bello Alessio. Anche tu hai la spada personalizzata. Bene, bene. Ed è anche una bella occasione questa per far conoscere ai ragazzi la storia di Acerra, una storia gloriosa. Diceva bene il presidente Lettieri, prima il castello è diventato l'epicentro un po' della memoria storica, c'è il museo multimediale, c'è il museo di Pulcinella, unico al mondo, il museo della civiltà contadina, il museo archeologico che con le nuove sale presto sarà inaugurato, mi dicevano, nei prossimi giorni, settimane, dalla presenza anche del ministro della cultura San Giuliano. Quindi la città di Acerra che diventa centrale, e sono in corso anche i lavori nell'area di Suessola, all'esterno, nelle campagne, dove c'è un'importante operazione di bonifica ambientale, di recupero delle sorgenti del territorio. Dimmi, Damigella. Ci sono altre
Chi c'è? Chi c'è? Ah, vedo altri personaggi. Venga, avvicinatevi così. Si avvicinate. Non siete. Lei chi è? Sono la regina Giovanna II. Altro che dama di coscia, non farmi fare brutte figure, c'è una dama di coscia, la regina Giovanna II. Cioè, potrebbe anche tagliarmi la testa per una cosa del genere. Senta, com'è la situazione? Tranquilli nel castello? Tranquillissima, sì. Aspettiamo l'assalto. Aspettiamo l'assalto perché il tentativo di mediazione, insomma, non avrà probabilmente l'esito sperato. Ripeto, è questione davvero di secondi, stiamo per introdurci nella manifestazione. Vi ricordo appunto che nel fine settimana si sono svolti già dei cortei, delle esibizioni di ballo, si sono svolti anche dei momenti di visita nell'accampamento, che è esattamente quello dell'epoca, cioè con il maniscalco, con il fabbro, con il falegname, con i maestri d'arme, perché naturalmente gli eserciti e le milizie avevano bisogno di essere sempre pronti alla pugna. Professore Pezzullo, io vedo proprio sull'ingresso del castello, prima del, diciamo, ponte levatoio, in realtà non è levatoio perché è un ponte in pietra, delle palle di bombarda. Ma voglio dire, quelle palle venivano sparate contro il castello in che epoca, secondo lei? Sì, allora, tutte le croniche ci dicono che all'assedio nel 1421 compaiono queste nuove artiglierie che sono appunto le bombarde, le prime armi da fuoco. Tutte le cronache, anche per rendere più mirabilante il racconto della cronaca di guerra, tendono a sottolineare questo aspetto. All'assedio della città di Acerra hanno partecipato le bombarde. Uno scrittore addirittura, per meravigliare i suoi lettori, dice che queste bombarde fecero delle meraviglie. In pratica ogni palla, sfondando il muro perimetrale della città, praticamente attraversava tutta la città sfondando il muro retrostante. Mi sembra un po' un'esagerazione, se devo essere sincero, però... Esatto, era un'esagerazione letteraria, perché chi stava scrivendo della cronaca in quel momento voleva stupire il proprio lettore. Anche perché siamo in un'epoca dove le artiglierie da fuoco fanno la loro prima comparsa. Nel 300 sono conosciute, però non sono ancora perfezionate. E quindi le palle di bombarda che possiamo osservare qui all'ingresso del castello erano molto probabilmente palle che vennero utilizzate anche in questo assedio. Sicuramente non furono queste, perché non sappiamo quando sono state portate qui al castello, in quell'età e quando sono state utilizzate, però sicuramente palle come queste sono state usate anche nell'assedio. Bene, beh, credo che sia una notizia molto interessante, perché poi magari uno passa davanti alle cose, non fa caso, pensa che magari siano degli elementi di arredo, e invece sono elementi che fanno parte proprio della storia del castello e delle sue vicende molto travagliate e molto tormentate. Oggi il castello è un luogo di accoglienza, di produzione culturale, ma è stato anche teatro ovviamente di episodi violenti, di trattative, di tradimenti, di amori che nascono e che finiscono. Ecco, a proposito di amori, questa corona di Napoli, caro professore, era anche sulla testa di una regina che però era in età avanzata, non poteva avere più figli, e quindi cosa fa il bravo Alfonso d'Aragona? Come cerca di captare la fiducia della regina per potersi poi sedere sul suo trono? Sì, Giovanna è in difficoltà, è in guerra contro il Papa Martino V e contro Luigi III d'Angiò, e pertanto non ha la forza militare per opporsi a questa potenza militare che gli si oppone. Ha bisogno di un aiuto finanziario e militare, e lo trova in Alfonso V, re d'Aragona, di Sicilia, di Sardegna, Corsica, cioè praticamente uno dei più grandi re del Mediterraneo di quel periodo. Però bisogna convincere Alfonso ad aiutare militarmente Giovanna. E siccome nessuno fa niente per senza niente, Giovanna allora propone, siccome è in età avanzata, non avrà più figli, adotta Alfonso V come figlio, e pertanto alla sua morte, come figlio adottivo della regina, lui diventerà il successore al trono. E quindi invece di un matrimonio politico, militare, diplomatico, si consuma un'adozione sostanzialmente, cioè una affiliazione, potremmo dire, di Alfonso d'Aragona, che vedremo tra i protagonisti, perché sarà in prima fila per sostenere il proprio esercito nell'assalto al castello. Ma era proprio così? Cioè il re, la massima espressione del regno, era presente anche in prima fila sul campo di battaglia con tutti i pericoli del caso, professore?
Sì, lui di proposito viene qui al campo ad Acerra a presiedere in prima persona l'assedio, perché deve dimostrare ai suoi soldati che il re insieme agli stessi suoi soldati, i suoi stessi militi, affronta le stesse difficoltà e le stesse disagi di quelli che sono una guerra d'assedio. Non ricordiamo anche, l'assedio comincia praticamente a metà ottobre del 1421, ci avviciniamo all'inverno pieno e oltre alle difficoltà di carattere militare si aggiungono le difficoltà di carattere climatico. E anche logistico ovviamente. Antonio Salamandra, ancora una incursione tra il pubblico che si prepara ad assistere alla rievocazione storica e immaginiamo anche la popolazione di Acerra nel 1421 al vedere arrivare queste armate, questi soldati così feroci, così crudeli, così terribili, certamente doveva avere dei sentimenti di paura e naturalmente di apprensione. A te la linea. Sì, paura, apprensione, ma anche la rivolta del popolo, corsi e ricorsi storici con il nostro operatore. Chiaramente andiamo anche dall'altro lato della piazza per farvi vedere quanta gente, voi calore ne avete questa sera, che non vi sentiamo. Sì, fatevi sentire. Ah, ci sono, state qua da che ora? Dalle 18:30. Alle 18:30, fa molto caldo ma stiamo per cominciare. Però è una bella serata. Bellissima, però siamo dalle 7. Comincia tra poco. E allora che vi aspettate? State qua per l'assalto, per i fuochi. Una bella battaglia e una bella vincita. E quindi adesso tra poco, ovviamente deve essere buio, per questo c'è l'orario serale, anche per goderci l'alzato e i fuochi. Lei si aspetta, lei è la prima volta che lo vedo oppure no? No, spesso l'ho visto. È un fedelissimo. Sì, certamente. Anche lei? Sì. Quindi siete pronti tutti quanti? Allora anche voi, forza Acerra, 1, 2, 3. Peppe, a te. E allora il nostro direttore artistico, senatore, credo sia pronto. Senatore, mi dicono dalla regia che noi attendiamo te per cominciare. Quindi anche i responsabili della sicurezza mi dicono che siamo contati, 4.200 e altri ancora ne stanno arrivando. Quindi dobbiamo dare inizio alla manifestazione. Io attendo dalla regia il via libera in modo tale da poter cominciare davvero lo spettacolo. Sì, esatto, ho inteso la comunicazione, attendiamo l'ok dal direttore artistico senatore. Comprendete che muovere 500 persone ha degli elementi di complessità, come diceva bene Antonio Salamandra, c'è da attendere anche che venga giù un po' la luce, così possiamo apprezzare ancora meglio lo spettacolo dei colori. Diciamo qualcosa delle insegne. Aragona, le bande giallorosse, che significato simbolico hanno, professore? Sono i colori della nazione aragonese e della Corona d'Aragona, colori che peraltro poi ha adottato la città di Napoli, sono gli attuali colori anche del comune di Napoli, mentre invece gli angioini hanno il classico giglio francese della Corona di Francia. Gli angio sono imparentati con i re di Francia, sono un ramo collaterale in questo caso, e infatti chi in questo momento sta facendo guerra a Giovanna II e Luigi III d'Anjou Valois, mentre Giovanna appartiene al ramo italiano degli Angioini. Quindi una guerra quasi tra cugini, se vogliamo. Esatto, quindi in un certo senso anche Alfonso è parente di Luigi III d'Anjou, quindi è una guerra di famiglia in un certo senso che si sta svolgendo in questo momento e che vede Acerra protagonista di uno degli episodi militari più importanti di questa prima fase della contesa. E dunque anche questo è molto importante, ricordiamo i colori, giallo e rosso per la casa d'Aragona, blu con i gigli per la casa angioina, il giglio che rappresenta naturalmente anche il simbolo della purezza, ma al tempo stesso anche della forza, perché poi in certe stilizzazioni assume quasi la forma di un'arma. Possiamo far vedere ancora, voi potete guardarlo anche sul maxischermo che c'è alle vostre spalle, una parte del corteo odierno, come vedete l'uscita dal castello. Professore, noi il corteo ovviamente oggi l'abbiamo vissuto anche per esigenze sceniche, no? Per far sì che si creasse la giusta atmosfera, ma questi cortei erano praticati anche a quell'epoca, magari per dimostrare la potenza e la forza militare di un casato che esponeva le sue truppe e le sue armi?
senz'altro, la parata militare è il simbolo per eccellenza della potenza che un sovrano, soprattutto, deve dimostrare verso il popolo. Lo stesso Alfonso V, quando arriva a Napoli a bordo delle sue galee, una volta sbarcato si fa accompagnare in corteo dalle sue milizie, e la regina Giovanna nel frattempo gli predispone tutto un apparato scenico per esaltarne la magnificenza. E dunque il corteo come momento di celebrazione del potere, come momento nel quale il regnante, il barone, il conte, il duca, comunque colui che reggeva le sorti della comunità, dimostrava la sua forza e il suo potere intanto ai suoi concittadini in primo luogo, ma in secondo luogo anche, voglio dire, naturalmente ai potenziali nemici ed avversari. Direi che siamo pronti per cominciare. Io chiederei insomma un applauso di forza e di incoraggiamento, perché vedo che il corteo è pronto a muovere. Facciamo un bel applauso molto forte, molto caloroso. Io credo, senatore, che possiamo procedere all'inizio della manifestazione, e prego anche il signor Giullari a questo punto di irrompere sulla scena e di cominciare a introdurci da par suo al cimento e alla vicenda. Era l'autunno del 1421. Napoli era sotto il controllo militare dell'esercito di Alfonso V d'Aragona. Il re vi era giunto l'anno precedente in soccorso della regina Giovanna II d'Anjou Durazzo contro il duca Luigi III d'Anjou Valois. La guerra riguardava i diritti di successione al trono del regno. Aragonesi e angioini si contendevano il territorio. In questo contesto, Acerra assunse un'importanza strategica. La città era difesa dal conte Origlia e da alcuni soldati del gran capitano Muzio Attendolo Sforza, capitanati da santo parente di Maddaloni. Ma ad assediare il castello venne il re di persona, insieme ad alcuni suoi feroci capitani di ventura, uno tra tutti Braccio da Montone, esperto nelle tattiche di assedio. E questa è l'introduzione alla vicenda. Nella prima parte della rievocazione storica assisteremo però ad un tentativo di mediazione, perché professore Pezzullo, prima di passare alle armi, solitamente si cercava da parte delle due forze in campo di trovare un compromesso, di trovare una soluzione. Ecco, in che modo si svolgeva questa trattativa? Diciamo, Alfonso V a un certo punto durante l'assedio si rende conto che le sue milizie cominciano a protestare. I rigori dell'inverno rendono sempre più disagevole la tenuta del campo. Quindi deve arrivare il prima possibile a una soluzione di quella guerra, nella quale poi lui stesso si è impantanato. Pertanto, poiché i primi due tentativi di assalto sono risultati fallimentari, preferisce la via diplomatica. E vedremo allora appunto adesso la trattativa diplomatica, cioè le rispettive fazioni si incontreranno qui in piazza e cercheranno di trovare un punto di compromesso. Via allo spettacolo. Thank you.
conosciamo più. Sì, la trattativa diplomatica, per l'inizio della trattativa diplomatica, è alquanto complicata, ma il corteo è pronto, sono in fase di composizione le delegazioni, dovremmo davvero esserci, perché insomma avevamo ipotizzato questa scaletta. Buon segno, si spengono le luci nel cortile del castello, quindi è segno che il corteo della parte angioina perlomeno sta per sortire dal maniero per andare incontro a coloro che invece vorrebbero sostituirsi agli occupanti legittimi del castello, dapprima con un tentativo di mediazione diplomatica. Allora vediamo se siamo davvero pronti per cominciare. Cominciano a cambiare anche i colori del castello, vedete la sfumatura blu che domina in questo momento la linea cromatica del castello, perché appunto ci ricorda che sono gli angioini in questa fase i detentori del castello e di quello che ne compete, cioè il controllo anche strategico del territorio. Cerra è stato ben ricordato, era al centro di importanti vie di comunicazione ed era anche una terra estremamente fertile, le cui produzioni, le cui colture servivano anche ad approvvigionare gli eserciti e le corti di Napoli e dei centri più importanti della provincia. Quindi è comprensibile che, voglio dire, questo pezzo di territorio e questo castello fossero tanto inviti, tanto richiesti e tanto ricercati. Il nostro giullare ci ha introdotto al senso della vicenda. Mi ha molto colpito il particolare che, ad esempio, fossero in campo i principali capitani di Ventura, i principali mercenari dell'epoca. Questo vi dice anche quanti soldi ci fossero in gioco e quanto potenti fossero le due case in competizione, perché naturalmente se non hai tanti soldi non puoi minimamente immaginare di poter tentare imprese simili, quindi non puoi tentare di conquistare un castello, così non puoi immaginare, non puoi tentare di difenderlo in modo efficace dall'assalto dei nemici. La rievocazione storica coinvolge, ripeto, oltre 500 figuranti, il coordinamento artistico, la direzione artistica è di Senatore, ai cui ordini sono pronti a partire tutti i protagonisti. Ci sarà anche un cavallo che a un certo punto farà irruzione sulla scena, così vi anticipo, e alla fine un sensazionale spettacolo di fuochi pirotecnici e d'artificio. Quindi sarà davvero una serata bella ed importante da vivere insieme. Vedo che continuano a cambiare i colori all'interno del cortile del palazzo, il blu è la nota dominante nella parte superiore, il rosso invece nell'androne da cui spunterà poi il corteo con la delegazione che sarà incaricata di trattare. Credo che Antonio Salamandra sia ancora nei paraggi, direi Antonio di provare a sentire ancora qualcun altro, così giusto per ingannare l'attesa, e ripeto, dovremmo cominciare però davvero a momenti, perché è il momento giusto, è arrivata anche in cielo la luna e quindi insomma ci sono tutte le condizioni adatte. Facciamo un gioco con il pubblico, allora da 1 a 10 quanta voglia ci avete di vedere questo spettacolo? 10 sicuramente. 10, tu pure 10? 1000. Sì. 1000. Beh, ci hanno voglia, perché poi volete trasmettere soprattutto ai bambini questi valori della tradizione. Certo. Ma loro sono avanti della storia e siamo venuti a presentare da Marcianise per vedere questa rappresentazione. Venite da? Marcianise, vicino a Caserta. Tu che classe fai? Prima elementare. E che voto c'hai? 10 in storia? C'ha 10. Invece tu? E quanto c'hai in storia? 10. C'hai 10 in storia? Beh, per allora abbiamo degli storici che l'anno prossimo faranno l'assalto al castello insieme a te a commentare. anche... Bravo. Signora, sta cominciando lo spettacolo, la vedo. Ma lo aspettiamo con ansia. Con ansia, da 1 a 10, c'ha voglia 10 lei di vedere. Certo, 10. Va bene, allora ci siamo, lei è bella qui, lei è tra i personaggi più rilassati. Più rilassati, l'apparenza inganna. L'apparenza inganna anche noi, c'è un moto interiore, perché l'assalto al castello è qualche cosa che prende gli occhi, l'udito soprattutto, ma anche il cuore di questa acera che si colora così bene stasera.
E dunque mi dicono dalla regia che stanno caricando le armi, quindi voglio dire no, perché qui tra un po' comincerà una sparatoria di quelle davvero memorabili ed importantissime. E volevo dirvi questo: nel castello attualmente sono ospitate una serie di attività e di funzioni estremamente importanti. Vi dicevo, un museo intanto multimediale che permette di conoscere con le nuove tecnologie digitali le bellezze del patrimonio storico, artistico e culturale di Suessola, l'antica cittadina etrusco-romana, e poi di Acerra. E poi c'è il museo di Pulcinella, che è davvero un unico al mondo, perché la maschera di Pulcinella, nella interpretazione di Potito, naturalmente nella rielaborazione di Potito, diventa un simbolo universale della cultura di questa terra. E poi il museo archeologico, che ha un legame molto intenso anche con il MAN, il museo archeologico nazionale di Napoli, le cui sale anche rinnovate saranno poi visitate ed inaugurate ufficialmente dal ministro San Giuliano. E poi c'è anche un bel museo della civiltà contadina. E allora, finalmente ci siamo, le armi sono cariche, i colori sono pronti ad esplodere, comincia l'assalto al castello 2023, forza Cerra! Fammi andare, lasciami. Pronti? Vai. Vi ricordo che siamo nelle fasi preliminari dell'assalto. No, vi sto spiegando quello che sta per succedere. La delegazione aragonese sta per arrivare sulla scena con cavalli, cavalieri e i dignitari, naturalmente, di Re Alfonso. Sono quelli che vediamo arrivare sulla piazza. Re Alfonso ovviamente è a cavallo e lo salutiamo con un grande applauso. Alfonso, eccolo lì fiero davanti al castello. E naturalmente dal castello uscirà adesso la delegazione angioina per tentare una trattativa. Thank you.
forza e la sforza. In nome del mio re, Alfonso V d'Aragona, vi chiedo di abbandonare lo feudo di Acerra e lasciarlo al suo legittimo sovrano. Non vi sarà alcun spargimento di sangue e voi avrete l'onore delle armi. Queste sono le mie condizioni. Le accettate? Messer Fortebraccio, la scelta è l'unica incondizionata. Acerra non si arrende! Io, Giacomo Sforza, a nome dello vero e legittimo re Luigi III d'Angio, non mi arrendo e giuro fin d'ora che difenderò fino alla morte Acerra e lo suo popolo, e che Dio mi sia testimone. Dunque sarà battaglia, una dura battaglia. Cadranno le vostre certezze, cadranno i vostri uomini e cadrà anche la vostra stupida arroganza. Ed io, Conte Fortebraccio, non avrò alcuna pietà di voi. Siete uno stolto se credete di poter resistere all'urto e alla forza del mio esercito. Credo, messere, nella forza della mia spada. Credo nella volontà di Dio e credo nel coraggio dei miei uomini. Onore, giustizia, coraggio, tutto codesto è il mio credo e saranno sufficienti ad abbattere il vostro esercito e il vostro orgoglio. Vi aspettano sangue e morte. Acerra vivrà! Adesso basta con le parole, parleranno solo le armi. Uomini, comandanti, preparate l'esercito. È nella forza, è nel coraggio e nell'onore del nostro re. Abbattiamo Acerra! E sia, Conte Origlia, preparate le difese. Uomini, con coraggio e onore, difendete Acerra! Uomini, alla battaglia! Giriamo, giriamo. Aspetta, andate avanti. Avete visto che il tentativo di mediazione è fallito. Alla intimazione da parte aragonese di lasciare il feudo senza spargimento di sangue, fiera è stata la risposta degli angioini. Acerra non si arrende, Acerra vive. La sfida è stata lanciata. Adesso nei rispettivi accampamenti si caricano le armi, si affilano le spade ed i pugnali e le picche, si ci prepara cioè alla battaglia. E al centro della scena c'è il re Alfonso, seduto su un trono. È chiaro, professore, questa è una rappresentazione scenica, ma accadeva davvero così? Il re era in prima fila con le sue truppe per sostenerle nell'assalto? Sì, Alfonso in questo momento, prima di dare l'ordine dell'assalto generale, presiede insieme a Braccio da Montone a tutti i preparativi. Non solo, durante tutte le fasi dell'assalto, lui e Braccio non fanno altro che incitare i propri uomini per comportarsi. E comincia dunque la battaglia. Il primo tentativo di assalto
sarà fatto a colpi di archibugio. Badate bene alle vostre orecchie perché il rumore tra un po' diventerà insopportabile.
e come vedete ancora una volta gli angioini sono riusciti a rinforzare l'attacco degli angioini. Il castello è ancora salvo, ma l'assalto non è finito. Si passa adesso al livello attaccato. Siamo al centro, lo scontro con le fare, la battaglia e gli assalitori, gli angioini e gli aragonesi. In palio c'è Acerra e la corona di Napoli. La battaglia è in un momento di stallo, gli angioini e gli aragonesi si fronteggiano ma non riescono a superarsi, gli angioini difendono l'ingresso del castello, gli aragonesi tentano in tutti i modi di sfondare, ma finora gli archibugi, le picche, le spade non sono riuscite nell'intento di espugnare il maniero. Le Alfonso è sempre più nervoso, assiste alla battaglia.
E adesso scende in campo lui in prima persona, lancia la sfida, indossa le armi della battaglia e Alfonso guida i suoi all'assalto finale. È il momento del massimo sforzo. Le picche, gli archi pugni, le spade, Realfonso in testa, tutti pronti all'assalto del nemico, tutti pronti alla ricerca della vittoria. Lo scontro è ormai giunto all'apice e dal culmine le forze in campo sono tese allo spasimo. Il castello diventa la preda da conquistare, poi il palazzo da difendere. Via allo scontro definitivo.
verso l'arco. La battaglia è finita. Sventola alto sul pennone più importante, il vessillo di Acerra. Acerra vince e trionfa. Eccola lì la bandiera che sventola mentre vengono ritirati gli striscioni degli antichi occupanti. Il conflitto si risolve a favore della casa di Aragona. Professore, ovviamente questa è una rappresentazione scenica che trasmette il senso emotivo di una battaglia che c'è stata, ma che poi trovò in realtà una soluzione diplomatica. Quella della bandiera che sventola è un'immagine simbolica per dire che Acerra da queste vicende uscì ulteriormente rafforzata e cominciò per la città un'epoca di grande, grandissima prosperità. Sì, con la fine dell'assedio Acerra diventa territorio neutrale, in pratica viene data in sequestro a Papa Martino V, che assicura le parti contendenti in modo tale da far sì che la città non venisse più utilizzata come piazzaforte da una delle due parti durante quella guerra. E quindi conosce un lungo periodo di prosperità. Però attenzione, perché lo spettacolo non è finito, sta per cominciare un momento sensazionale, uno spettacolo di fuochi d'artificio musicali che resterà nella memoria e nella storia. Intanto però volevo capire una cosa, vi è piaciuta questa prima parte dello spettacolo? Non l'ho sentito molto convinto, vi è piaciuta questa parte? Sì, davvero molto bello, davvero tutto molto ben curato, davvero tutto molto ben fatto, le armi, i combattenti, gli scontri con gli archibugi, il rumore insopportabile delle armi e poi la sfida con le picche e con le spade e l'assalto dei due eserciti che si fronteggiano e poi lo sventolio delle bandiere. Adesso però è il tempo del fuoco, è il tempo della musica, è il tempo di Acerra. Faccio vedere pubblica. Thank you.
Low battery warning. Ed allora forte, forte, forte l'applauso per questo spettacolo di fuochi straordinario che ha completato la manifestazione. Adesso però naturalmente escono nuovamente le insegne degli eserciti schierati per ricevere il vostro applauso. È l'ultimo momento di saluto prima del commiato finale. Ed eccoli, eccoli i protagonisti di questa straordinaria rievocazione storica. Sventola la bandiera del comune di Acerra, perché è Acerra ad aver vinto. Vuoi salire? Eccola qui, che viene consegnata nelle mani del sindaco. Allora, direttore e senatore, comincio da lei, direttore, senatore, Alfonso è assai impegnato. Allora, sindaco, mi pare una cosa davvero bellissima, io credo che le persone sono a perdita d'occhio, abbiamo superato almeno le 6-7 mila unità di presenti, tutto ha funzionato in modo perfetto e lo spettacolo, vorrei il vostro parere, è stato davvero straordinario, è vero? È stato bello, vi è piaciuto? Mi pare di sì. Sindaco. Allora, io voglio ringraziare gli acerrani che stasera, così numerosi, sono qui a godersi lo spettacolo di questa rievocazione storica della battaglia del 1421. Quindi voglio ringraziarvi in modo particolare per questa presenza continuativa. Ringrazio anche chi è venuto da fuori città per la manifestazione. In modo particolare poi voglio ringraziare
i dipendenti comunali che sì, hanno fatto un lavoro straordinario, sono due giorni che lavorano in modo incessante. Sì, sì. Voglio ringraziare la Protezione Civile, voglio ringraziare le forze dell'ordine, voglio ringraziare i nostri vigili urbani, voglio ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita di questo evento, in modo particolare il direttore artistico. Direttore artistico è lì, nelle sembianze anche di Alfonso d'Aragona. Che non si è smentito, quindi sì. Veramente bravi, encomiabile il lavoro svolto. Direttore senatore che ha coordinato i circa 500 figuranti che hanno partecipato, direttore, ai vari momenti, i cortei storici che si sono sviluppati da ieri, ballerini, mangiafuoco, frombolieri, rievocazione storica e poi questa battaglia straordinaria. Ragazzi, io i trombonieri a un certo punto tremava la terra e c'era da aver paura davvero. Bravi, bravi, bravi. Allora, io voglio ringraziare prima l'amministrazione comunale, la persona del sindaco Enrico, ma soprattutto voglio ringraziare la città di Acerra che ancora una volta ha accolto tutti noi veramente calorosamente. Grazie. Voglio ringraziare il gruppo Trombonieri Senatore, che è colui che organizza questa revocazione. Voglio ringraziare l'associazione Trombonieri Smantellatori e Cavalieri di Cavade di Reni, che era la parte massiccia di questa revocazione. Sì. Voglio ringraziare il Bordulos da Barletta, il Giullar Giocoso di Castello Arquato, voglio ringraziare gli arcieri, i Bardulos, Riccardo Armature di Manfredonia che ha fornito tutte le armature, e veramente voglio ringraziare tutti quanti voi ancora una volta. Sì. Grazie, grazie per aver dato ancora una volta fiducia alla mia persona e a questi uomini che sono a servizio della vostra storia, della nostra storia. Posso dire che dopo la settima edizione il popolo d'Acerra ricorda, ha iniziato a conoscere la propria storia, le proprie radici, grazie a queste revocazioni che fanno sì che tutta la popolazione possa crescere non solo di età anagraficamente ma anche culturalmente. Grazie, grazie, grazie. Grazie naturalmente anche a tutti i commercianti, a tutti i ristoratori. Eccoci, che davvero invito... hanno reso la città ancora più accogliente. È stato bello anche viaggiare, sindaco, nella sì. gastronomia, nell'artigianato e nella cultura del territorio. E infatti io vi invito a rimanere ancora in città, esatto, esatto. E a gustare presso i nostri commercianti le delizie che hanno preparato per voi. Grazie. Grazie sindaco, voglio anche ricordare che questo castello è diventato un centro culturale straordinario, il museo multimediale molto bello che permette con le nuove tecnologie di vivere un'esperienza immersiva di scoperta della storia e della cultura del territorio, il museo di Pulcinella che è unico al mondo e poi ancora il museo della civiltà contadina e il museo archeologico. A breve avremo anche la visita del ministro della cultura per ratificare anche questa collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e questo diventerà un grande punto di attrazione con la storia di Suessola che è davvero meravigliosa. Sì, sì, il castello è diventato il perno della nostra attività culturale e a breve ci sarà l'inaugurazione del Museo Archeologico, avremo in città molto probabilmente il ministro San Giuliano. Molto molto bene, io ringrazio anche il collega Antonio Salamanda che tra il pubblico ha curato le interviste, ha curato i momenti di intrattenimento. Antonio, abbiamo tempo proprio per un altro tuo flash prima di chiudere. Sì, a te, vai. Lo vediamo subito. E beh, e allora, lei viene da fuori, sta aspettando questa intervista, da dove viene? No, io vengo da Avellino. Ah vabbè, però è arrivato qua. Sono vicino. Non... Quanto ti è piaciuto? No, tantissimo, dire è grande, grande, grande. Da 1 a 10? 10. E da 1 a 10? 10. Allora viva Acerra! Peppe, a te! Grazie, grazie ad Antonio, e allora credo che possiamo congedarci con un saluto finale. Io lo so, io vorrei provare a fare una cosa un po' calcistica e un po' acerrana. Che dice? Se noi prendiamo Sarò con te, quella la conosciamo tutti, no? E ci mettiamo Acerra resta campione, vogliamo provare a vedere come viene? Ci proviamo? Proviamo. Allora, 1, 2, 3. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, Acerra resta campione. Adesso però facciamola bene. Sarò con te.
e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Acerra resta campione. Grazie Acerra e benvenuti e bentornati alla prossima edizione. La festa continua qui attorno al castello, in tutto il centro storico, nei ristoranti, nelle pizzerie, nelle piazze, perché c'è ancora tanto da divertirsi e da gustare. Un saluto anche a tutti i telespettatori di Canale 21 e l'ultima parola al sindaco. Grazie ovviamente a Canale 21, che è stata una cassa di risonanza importante, ha portato questa nostra iniziativa nell'intera regione. Quindi io concludo dicendo viva Acerra e grazie, grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questa serata, grazie. Grazie, al 2024, ciao!